Provate un giorno a socchiudere con delicatezza la porta della camera dei vostri bambini. Li vedete in fondo alla stanza giocare per una volta tranquillamente fra loro, lontani dal sostegno e dal giudizio degli adulti, forse liberi, forse straniati, poco importa. Se non avete figli, cercate di sorprendere il vostro amato o la vostra amata mentre sta dormendo. È un po' la stessa cosa. In entrambi i casi, che gioia profonda. Non notano la vostra presenza, non si sentono osservati, si divertono con se stessi, interamente votati all'immanenza del loro gioco o del loro sonno. Dovessero all'improvviso accorgersi di voi, sarebbe la fine. Perché in un batter d'occhio tutto rientrerà nel circo ordinario della vanità degli ego, della rivalità degli sguardi, della dialettica mediocre del riconoscimento o della seduzione. Ma finché questo non avviene, si guadagna qualcosa di straordinario. Un istante d'amore privo di reciprocità, non necessariamente molto intenso, ma di una serenità senza eguali. Innanzitutto, cosa proviamo? Beh, non vorremmo certo che durasse in eterno, infatti il piacere della discrezione non ha valore se non al di fuori di ogni sensazione di eternità. Godere con discrezione della presenza o dell'esistenza degli altri, godere della loro apparizione senza che a nostra volta ci venga richiesto di apparire e di sostenere una postura, ha bisogno infatti di iscriversi in una durata breve o persino, più precisamente, in una sospensione del tempo, che ha valore solo in quanto sospensione, in qualità di momento distinto dal normale ordine temporale, dove ogni istante segue un prima e precede un dopo, e a condizione di non prolungarsi oltre un certo limite. Eh beh, perché non bisogna esagerare. Guardare sempre di nascosto i propri bambini che giocano non è un ideale dell'io né per sé né per loro, e più in generale non è davvero sopportabile scomparire troppo a lungo se non vogliamo poi che questi piaceri furtivi si trasformino in rinuncia o in perversione. In ogni caso, in questo consiste la prima specificità della discrezione, nell'esperienza di un tempo modesto, capace di bastare a se stesso. Beh, di solito, infatti, il tempo che accordiamo a un'esperienza non è mai quello giusto. Ci piacerebbe che durasse più a lungo o che passasse il prima possibile. Il tempo della discrezione, al contrario, è un tempo quasi sempre perfetto. Tempo effimero e gioia. Andiamo un po' più a fondo. Aprite un'altra porta, questa volta quella del vostro salotto. Avete amici ospiti a cena e dopo essere andati a prendere una cosa qualsiasi in cucina, al vostro ritorno la discussione si è un po' animata. Nessuno si accorge della vostra presenza e voi scivolate furtivamente al vostro posto. E d'un tratto provate un notevole sollievo. Improvvisamente vi trovate affrancati dalle leggi bronzee dell'ospitalità. Nelle loro forme più alte, accogliere lo straniero e prendersi cura di lui, così come nelle forme più insignificanti, fare attenzione a che tutto vada bene, o più narcisistiche, mostrare che sapete ricevere e siete pieni di spirito per divertire i presenti. Non che siate improvvisamente diventati barbari o misantropi, anzi, è proprio il contrario. Svincolati dai doveri dell'ospitalità, potete osservare gli altri con agio e li trovate belli, divertenti, profondi, davvero fuori dal comune. Come diventano più belli e più profondi gli altri non appena siamo sollevati da ogni obbligo nei loro confronti. Esperienza sorprendentemente controintuitiva. Intuitivamente, infatti, pensiamo che chi scompare lo faccia per odio delle apparenze, che chi si ritira dal mondo lo faccia per disprezzo del mondo, ma qui tutto è rovesciato e il piacere di non farne più parte diventa sintomo di un amore molto profondo per il mondo e per le apparenze. È una questione di prospettiva. Finché rimanete vicini a voi stessi, così come vicino ai bisogni degli altri, e nel tentativo costante di anticiparne gli sguardi e le aspettative, voi non sapete più vederli né ascoltarli. Viceversa, appena non c'è più né sé né l'altro, la prospettiva si allarga
Il mondo appare meravigliosamente molteplice, decentrato, lontano, percorso da mille linee di fuga che corrono verso l'infinito. Che cosa succede allora? La vostra posizione discreta, inosservata, trasparente, vi apre a un'esperienza nuova. L'abbandono dei fantasmi di onnipotenza, dell'essere indispensabili, dell'essere responsabili di tutti e di ciascuno. Farsi improvvisamente discreti significa rinunciare per un momento a qualsiasi volontà di potenza. Non che la volontà di potenza sia negativa in sé, ma ne conosciamo troppo bene il volto oscuro e tirannico, e persino quello luminoso è talvolta un fardello pesante per il suo bisogno di superarsi senza tregua, di spingere sempre le proprie forze fino al loro limite estremo. E da qui la gioia così rasserenante di poterla per un attimo scaricare sugli altri o sulle cose, di lasciarli apparire, di non far loro più ombra, di togliersi dal loro sole. Più precisamente, entrare nella discrezione non è l'esperienza di un mondo senza volontà di potenza, no, ma l'esperienza della sua depersonalizzazione. Non è più la propria volontà di potenza che importa, e nemmeno quella dell'uno o dell'altro, ma è la volontà di potenza, quella che circola tra gli esseri viventi, naturalmente li lega e fa loro creare a ogni istante gesti, frasi, opere. Beh, in questo senso l'esperienza della discrezione è del tutto diversa da quella dell'ammirazione o della fascinazione, poiché più che un trasferimento della propria volontà su quell'altrui, è una sospensione della nostra spontanea attribuzione della volontà a figure individuali. Gesti, sorrisi, relazioni taciute, silenzi che scivolano sotto le parole. In altri termini, insomma, usciamo da quel gioco di proiezioni e introiezioni continue che ci legano di solito agli altri. La maggior parte delle volte noi infatti diciamo «lo amo» o «lo odio», ma in fondo si tratta sempre della stessa operazione di divoramento o di dissoluzione. Ci piacerebbe che fosse come noi o noi essere come lui. Al contrario, nella discrezione, ciò che subito amiamo non è ancora sé né già l'altro, ma qualcosa che sta in mezzo di evanescente, insieme molto preciso, una voluta di fumo o una smorfia di dubbio che non appartengono a nessuno. Sta certamente qui il secondo tratto di questa esperienza così singolare. Far scivolare furtivamente esseri e cose verso le relazioni che essi stessi naturalmente producono. In un certo senso, è un nuovo amore delle apparenze, senza che ci sia nulla che appaia sotto di loro. Facciamo un passo in più. Aprite un'ultima porta, la porta d'ingresso, e uscite a immergervi nella folla anonima delle grandi città. Ecco che subito smettete di essere questo o quello. Le vostre qualità pubbliche si annullano. Deponete nella massa indistinta la vostra individualità, la vostra singolarità, la vostra particolarità. Baudelaire ha descritto magnificamente questa gioia della flaneria anonima nel cuore delle metropoli moderne. Forzando un po' il senso di un racconto di Edgar Allan Poe, L'uomo della folla, ne ha fatto un inno alla bellezza delle moltitudini, che solo l'artista delle folle riesce a percepire. Un insieme di tratti senza volto e di singole posture senza individualità particolari a sostenerle. Si potrebbe anche dire che questo è il rovescio esatto, ma troppo poco messo in risalto, di quella parolaccia che è l'individualismo moderno. Al desiderio di essere riconosciuto come individuo libero farebbe da pendant il desiderio di non essere più riconosciuto, di scomparire nella moltitudine. In altre parole, la nostra modernità non sarebbe caratterizzata solo da una lotta sfrenata per il riconoscimento e la visibilità, ma lo sarebbe altrettanto da una lotta sotterranea, più calma ma ugualmente tenace, per l'anonimato e l'invisibilità. Al sogno di Warhol dei 15 minutes of fame offerti a tutti dalla democratizzazione mediatica,
risponderebbe il sogno anonimo e variamente condiviso dei 15 minutes of vanishing, 15 minuti di scomparsa, offerti a ciascuno, dalla massificazione e dall'anonimizzazione delle società moderne. In questo caso non si tratta certo di due sogni contraddittori, quanto piuttosto di due facce di una stessa epoca. Sarebbe nello stesso spirito che al veleno della vanità e dell'egocentrismo rispondesse il contravveleno della discrezione. E Baudelaire e Warhol sono qui a testimoniarlo. Da questo punto di vista andiamo a toccare la dimensione paradossalmente politica della discrezione. Perché qui non entra in gioco soltanto una questione per certi aspetti un po' desueta di tatto, di attenzione all'altro, di rispetto delle convenienze, no. Ma innanzitutto una questione di resistenza a un nuovo ordine stabilito. Quello che pretende di identificare l'essere con l'apparire e il valore con la visibilità. Certo, ancora una volta, l'amore dell'apparire non è nuovo e non è necessariamente negativo. I greci prima di Platone avevano persino inventato un magnifico culto delle apparenze, privo di profondità, privo di secondo piano, senza retromondo, bellezza pura, senza altra giustificazione che se stessa. Ma ciò che è cambiato è che questo mondo delle apparenze si è ritratto in un gioco di immagini di sé privo di bellezza. Da qui la scommessa politica e attuale della discrezione. Imparare a uscire dall'ordine della mostrazione di sé e della sorveglianza generalizzata. Perché fare questo sarebbe già entrare in una certa forma di dissidenza. Più in generale. Ogni resistenza seria e modesta ha sempre avuto inizio con l'accettazione di una sorta di clandestinità, ovvero l'arte di camminare rasente i muri senza farsi notare. Giusto? E quindi l'arte della discrezione.